Presidente, da questa mattina mercato ortofrutticolo sotto assedio, carabinieri ovunque. Ma penso che sia un controllo legato ai fattacci di venerdì scorso a Pagani. È un controllo che auspichiamo e siamo felici che vengano fatti, perché abbiamo bisogno di un'azione di forza su questa parte di territorio, e non bisogna mai mollare la presa, bisogna ristabilire la legalità. Tant'è vero che noi 2 mesi fa abbiamo anche consegnato alla tenenza di Pagani una planimetria dell'intera area, aggiornata dell'intera area del mercato ortofrutticolo. Abbiamo attuato in sinergia con un istituto di vigilanza e con un'associazione anche un piano di sicurezza. Infatti i nostri operatori sono accompagnati, sono scortati fino in banca, e la viabilità è affidata ad un'associazione, all'ANTA, se non erro si chiama così, che assicura la viabilità all'interno di quest'area. Ecco, qualunque individuo vuole compiere degli atti indesiderati all'interno di quest'area sa che potrebbe anche non uscire. Ecco, io le chiedo un'ultima cosa. Si aspetta quale risultato? Visto che lei mi diceva a microfono spento che ha chiesto anche alle forze dell'ordine più di una volta controlli mirati all'interno del mercato ortofrutticolo proprio per scovare eventualmente delle persone che si annidano all'interno dello stesso. Ah, il mercato è un'area di 180.000 metri quadri, difficile da controllare visto che non abbiamo neanche un impianto di videosorveglianza. Possono entrare tutti perché è un luogo pubblico, e con le forze a disposizione non riusciamo a garantire un controllo capillare dell'intera area. Ecco perché abbiamo invitato più volte le forze dell'ordine a darci sostegno in tal senso. Siamo contenti perché queste azioni non devono essere fatte soltanto all'interno del mercato, ma anche nell'area, nell'agro nocino sarnese, perché bisogna ristabilire un po' di senso civico in questa terra, altrimenti tutto quello che si fa resta demagogia, perché bisogna dare un impulso, bisogna dare fiducia agli imprenditori, che oggi sono l'unico baluardo rimasto in questa terra a combattere insieme a noi. Ben vengono i controlli, speriamo che non si fermino qua, speriamo che nei prossimi mesi possiamo avere dei risultati eccellenti sotto questo punto di vista.